questa è la nostra nuova esperienza dopo Palazzo Argentina. Abbiamo voluto riprodurre in piccolo un piccolo spazio che è dedicato al mondo della luce, ai materiali e al design. Qui siamo riusciti a costituire in uno spazio molto contenuto, però sfruttando tutta l'altezza dei 4,5 metri di questo piccolo centro commerciale che si trova a Promenade, la verifica di un 8 cilindri con 8 mondi diversi. In questi 8 mondi diversi noi abbiamo voluto rappresentare quelli che erano i principi del design e dell'illuminazione. Nei primi cilindri, voi che vedete alle mie spalle, addirittura abbiamo riportato il mondo naturale, il mondo del legno e poi il mondo del muschio vegetale e il mondo della pietra. In questi spazi noi portiamo alla verifica di vedere come influisce la luce tra un materiale e il principio del design. Le lampade che noi posizioniamo all'interno di questi cilindri creano sempre un effetto molto emozionale. L'emozione per noi è tutto in questo caso, non vogliamo soltanto vendere un prodotto legato al design, ma vogliamo far sì che chi entra in questo spazio percepisce il mondo dell'emozione. L'emozione visto come design, visto come architettura e come ricerca dei materiali. La cosa interessante che voglio farvi notare alle mie spalle, dove abbiamo ricostruito dei cilindri altri 4,5 metri, dove ci sono dentro oggi quelle che vedete in questa immagine, forse addirittura 20 aziende nella stessa posizione. Queste 20 aziende che rappresentano il mondo del design, il mondo dell'architettura, il mondo del manufatto, il mondo del lighting, il mondo del decor e il mondo del lusso. Interessante riuscire a capire che cosa trovate in questo spazio. In questo spazio che è ricco di emozioni, noi vogliamo raccontarvi una storia mondo per mondo, localizzata spazio per spazio. Nel primo spazio addirittura abbiamo posizionato Cartel, miscelato con F Italia, che è un'azienda che fa carte da parati classiche, naturalmente con un'azienda di un target di design molto elevato, dove ci sono design come Philip Stark, Patrizia Arcuoli, e dove insieme presentiamo addirittura il mondo di Swarovski, Swarovski Lighting. Ecco, il capire il perché noi abbiamo fatto questa miscela di elementi, perché ci piaceva provocare, ci piaceva trasmettere la volontà di unire tutte queste aziende in un solo corpo per cercare di a chiunque entri qui dentro creare una sorta di emozione. La piacevolezza e la confusione tante volte diventano anche una sorta di ricerca e di volontà di trovare qualcosa di nuovo. Gli elementi di design che sono rappresentati in questo spazio di The Only One sono molteplici, perché troviamo Fontana Arte, troviamo Zumtobel, troviamo Q-Design, troviamo Murrina, con tutta una serie di lampade, addirittura di una ricerca di artigianato a livello di vetro soffiato, che naturalmente forse danno quasi fastidio con il design tecnico di Zumtobel. Però è questo che ci piace raccontare, non vogliamo porre limiti a niente, ed è questa la sensazione che noi abbiamo quando entriamo nello spazio di The Only One. Only One, la parola stessa lo dice, no? Tutti in uno, no? Questo è un po' il mondo dove vogliamo che ognuno si ritrovi e ritrovi una sua sorta di mondo dove può ricercare dei materiali che gli piacciono, ma anche delle idee per fare della buona progettazione. Spero che ci siamo riusciti, noi continueremo. Questi sono naturalmente spazi per noi work in progress, non cambieremo mai, cercheremo sempre di aumentare la richiesta e di accontentare ogni singolo cliente che entra all'interno di Only One. Siamo giunti alla conclusione di questo viaggio all'interno di The Only One, dove vogliamo soffermarci su uno degli ultimi percorsi di questo spazio, dove presentiamo addirittura una linea di ceramiche di cavalli, dove contestualizzato con Fontana Arte e altri prodotti analoghi della serie.
Qui abbiamo voluto invece porre il materiale, il colore, il bianco, le ceramiche, le plastiche e contestualizzare il fatto che anche con un unico materiale di un unico colore la luce diventa protagonista. Ed ecco dove vediamo che naturalmente in questo spazio regna il classicismo, il decoro, però la pulizia dei materiali, contestualmente invece a quello che abbiamo rivisto negli altri mondi. Questo mondo che poi vedete montato anche una tenda metallica che serve non soltanto per schermare la luce, ma per creare un riflesso. Naturalmente quello che vedete è una luce che è stabile, non è dinamica, ma se noi incominciamo a muovere queste luci, ecco che vedrete trasformare quei colori bianchi, diventare emozioni di luce colorata e a sua volta naturalmente creare delle ombre dove viene definito il colore e il materiale. Ecco, questa è un po' Ida Holy One, dove noi vogliamo ogni volta che voi entrate nel nostro mondo ricrearvi una sorta di light emotion e farvi pensare per poter poi progettare insieme degli spazi sempre più belli.